abbiamo testimonianze del 1100, 1200, 1300, cioè ogni volta che nell'Italia meridionale veniva invasa da francesi, spagnoli e così via, ognuno ci metteva del suo. Quindi il castello nasce in epoca normanna, quindi questa torre che vedete, questa torre rettangolare, è una torre normanna. I normanni appunto facevano le torri rettangolari. Invece un centinaio di anni dopo, esatto, sono venuti i francesi. I francesi facevano le torri circolari, come quella che vedete un po' più a destra. Anche perché all'epoca c'erano anche i cannoni, quindi utilizzavano anche i cannoni per abbattere i castelli. E quindi la torre circolare permetteva una difesa migliore, perché una torre così grande può essere centrata tranquillamente da un colpo di cannone. Ma poi hai anche gli spigoli. Esattamente, una torre circolare invece ha una migliore difesa. Okay. Quindi entriamo in quello che... Ci sono le due influenze su queste, poi ci sono stati gli spagnoli, i francesi che sono arrivati, non costruivano più... Il punto massimo del nostro castello è stato nel 1500, appunto con la famiglia Gesualdo. Okay. Luigi IV Gesualdo, che sarebbe il nonno di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo probabilmente lo conosciamo un po' tutti. Il teatro di Avellino. Quindi francese stiamo parlando. No, parliamo di. Allora, la famiglia Gesualdo, allora, le famiglie feudatali nell'Italia meridionale, come pure a Cagliari, si schieravano a secondo della necessità, o con i francesi o con gli spagnoli, che sono stati i due popoli che hanno invaso la nostra Italia meridionale. Quindi i Gesualdo a volte con una, a volte con un'altra, a volte il castello, cioè quando sbagliavano l'alleanza, il castello veniva tolto e veniva consegnato ad altri feudatari. E comunque dicevo, Luigi IV Gesualdo, il nonno di Carlo, ha comprato nel 1540 il feudo di Venosa. Prima non erano principi, quindi comprando il feudo di Venosa sono diventati anche principi, quindi il principe Carlo ha avuto questo titolo grazie al nonno che abitava a Cagliari. E poi questo Luigi IV ha avuto 7 figli, e uno di questi 7 figli poi ha avuto Carlo e un altro fratellino che poi è morto.